Siamo uomini e donne del Magnificat, anche quando sprofondiamo negli abissi del dolore, della distruzione. C'è una storia bellissima. Guardate, specchiatevi negli occhi di Emiliano Monauni. È una storia bellissima. Ti ho detto appena sei arrivato quanto sei bello, perché grazie. Se uno si sofferma all'espressione, a questo volto che hai, bellissimo, cioè, ma com'è possibile che un ragazzo come te abbia vissuto sulla propria pelle, dentro le proprie ossa, dei momenti di grande difficoltà? Ti posso portare quando eri piccino, eh? Certo. Siamo a Trento. A Trento. Posto dove si vive benissimo, lo sai che quella è la zona in cui si vive meglio in tutta Italia, dove apparentemente tutto funziona. Sì. Però a casa tua qualcosa non funzionava, vero? Sì, diciamo che più che Trento ero di Salorno, un paesino proprio sul confine, sì. Quindi tra Trento e Bolzano. E in famiglia siamo in quattro, io, mia mamma, mio papà e la mia sorellina più piccola di 3 anni, no? Quando eravamo più o meno, cioè io ero circa nella prima barra seconda elementare, ci siamo trasferiti in un altro paese, quindi ho lasciato un pochettino tutti gli amichetti, le conoscenze che avevo nel paese, per andare in un posto dove sostanzialmente non conoscevo nessuno. Questa cosa già non ti andava giù, vero? Perché insomma lasciavi le tue certezze. Sì, esatto, diciamo che tante volte il cambiamento crea un pochettino di disagio, no? di preoccupazione, però ero piccolino e non, probabilmente non ci pensavo poi tanto. Arrivato in questo paese, insomma, farsi degli amici è stato molto difficile, a scuola ero spesso da solo all'inizio, solo che poi insomma le cose vanno anche bene. Io avevo anche i cuginetti in questo paese, no? Avevo i miei 2 cugini, quindi frequentavo un minimo di unione c'era. Di unione c'era, esatto. E col passare del tempo io mi faccio le mie amicizie, insomma riacquisisco un pochettino quella sicurezza all'interno del paese, incomincio a giocare nella squadra di hockey, insomma comincio a frequentare un pochettino. Sembrano gli quelle altri. Vite che sai che poi alla fine si aggiustano un po', eh? Sì, esatto. Traballanti, però dice alla fin fine ce la riesco a fare. A vederti così vincente, tu se io passassi per strada, sei la classica per figura che uno direbbe il figlio che tutte le madri vorrebbero avere, probabilmente quello che non ti dà preoccupazioni, ed invece poi c'è qualcosa che ti attira più della vita bella, della vita buona, vero? Sì, diciamo di sì. Poi praticamente in casa cominciano un po' di litigi tra mia mamma e mio papà, no, io mi ricordo che stavo sveglio con la mia sorellina e cercavo di non farli sentire un pochino i litigi, non è che ci sono state situazioni violente o cose, assolutamente, però insomma il clima è un po' pesante, esatto, fino a che a una certa mio papà è proprio andato via di casa, è andato a stare dalla nonna inizialmente, no? Da sua mamma. E in questa situazione ci ritroviamo io, mia mamma e la mia sorellina più piccola. Mia mamma sicuramente non l'aveva presa bene la cosa, men che meno noi, cioè io e mia sorella. Senti Emiliano, voglio dire, fare un'avvertenza a casa, che può sembrare che noi stiamo trovando tutti gli alibi per capire che poi arriva una situazione molto complicata nella tua vita. Tu sei uno anche molto coraggioso e onesto, non è che certe cose succedono perché, capisci, papà e mamma hanno litigato, papà ha preferito andare via a un certo punto. Ma no. Diciamo che è un periodo di grande difficoltà, lo dico perché bisogna responsabilizzarsi, quando purtroppo si cade in certe situazioni è giusto prendersi e guardare negli occhi i propri errori. Ma diciamo che certe cose succedono. Bravissimo, ti posso fare un giorno. Vieni da una famiglia difficile, non c'erano soldi in casa, era un problema, no. Perché quello che sei oggi, questo splendore, non si capirebbe se non passassimo attraverso un calvario che ti sei costruito tu ad un certo punto, o meglio, si cade in certe situazioni. Certo, diciamo mi dici che la prima volta che hai cominciato a deragliare, cosa è successo? Beh, la prima volta che ho cominciato a deragliare è stato sicuramente più o meno intorno alla prima, seconda media, che nel frattempo eravamo tornati nel paesino, io, mia mamma e mia sorella, siamo tornati nel paesino da dove eravamo partiti quando io ero piccolino, si tornava a casa, però anche lì mi sono ritrovato un pochettino solo perché erano trascorsi 4 anni da che ero andato via la prima volta, quindi la gente, i ragazzi erano cresciuti, non c'era più quell'amicizia che si era creata dall'asilo fino alle elementari, insomma, quindi un pochettino mi sono rivissuto questa situazione di solitudine, no? Vivevamo a casa dai nonni, io passavo fuori casa tanto tempo, tante ore, quindi frequentavo persone un po' più grandi e ho cominciato fin da giovanissimo, all'età di 13 anni, 12, i primi alcolici, no? Quindi a bere il vino di nascosto, la birra, a fumare le prime sigarette,
Diciamo che quello è stato il primo approccio alla fase alternativa a quello che sentivo, no? Cercavo uno suolo. Tornavi a casa a brillo, tornavi a casa, oppure sei di quelli che, come si dice, un tempo si dice regge bene l'alcol, ma non è, di quelli che apparentemente non ci si accorge di niente. Ma diciamo che lo facevo in modo da non farmi accorgere, no? Lo facevo magari il primo pomeriggio e poi rientravo la sera che magari non si sentiva più l'odore nell'alito, mi lavavo i denti, mangiavo una ciunga, insomma cercavo di camuffarlo. Diciamo che ero abbastanza bravo a mettere una bella maschera del bravo ragazzo, probabilmente. Poi la sigaretta, l'alcol, la birretta, diciamo il grappino che non ti bastano più. No, diciamo che è stata proprio una carriera, no? In questo tipo di vita qua. Insieme all'alcol, le cose così, con le compagnie più grandi, noi andavamo in giro a cercare di litigare con le altre persone, no? Cioè noi uscivamo il sabato sera, andavamo nei paesi vicini e cercavamo altre compagnie di ragazzi e finiva sempre in rissa, c'erano sempre situazioni molto violente, manesche. Poi pian pianino io e altri della compagnia incominciamo a frequentare il mondo dei rave party, no? Delle feste illegali, dove gira ogni genere di sostanza. Io mi ci butto proprio a capofitto in questa cosa, incomincio a provare davvero, davvero tutto, no? Cioè il mio limite non esisteva più. Eri consapevole di quello che stavi facendo? Io me lo domando sempre, ci si rende conto di dove si può arrivare, del rischio, del male che puoi fare a quelli che ti amano? Magari inizialmente no, dici faccio male, io mi dicevo tanto faccio male solo a me stesso, no? Cioè, l'importante è che poi a casa stanno bene, però non mi rendevo conto che mia mamma, mia sorella, sapendomi in certi ambienti o che non tornavo a casa per settimane, ogni tanto prendevo e andavo a vivere per strada con amici, quindi non fa bene alle persone che hai vicino questa cosa. Quando è che tocchi il fondo? Io tocco il fondo più o meno all'età di 16 anni, dove mi approccio la prima volta all'eroina, no? Tornati da una festa, carichi di sostanze eccitanti, cercavamo qualcosa per abbassare un po' i toni, diciamo, no? Per rilassarci un po', e c'è stata proposta l'eroina e da lì io ho iniziato proprio a toccare il fondo, perché mi sono accorto che utilizzando quella sostanza lì mi spegneva completamente tutto quello che sentivo dentro, ma non soltanto il dolore, mi spegneva la gioia, mi spegneva l'entusiasmo, la voglia di fare, non avevo più un hobby, un divertimento. Non sentivo più emozioni, proprio dalla prima all'ultima. Chi ti tira per questi capelli belli che c'hai adesso? Te li sei fatto anche altri. Immagino la mano che ti viene a tirare qua. A me, sai, te lo dico da zia, io mi sembra impossibile che dentro quegli occhi ci sia stato tutto questo, che dietro quegli occhi. E questo da una parte è anche il miracolo, lo dico alle mamme disperate, alle nonne che non sanno come fare con i nipoti, alle zie. Guardate che si risuscita. Guardate, io prendo a prestito il nome della campagna di Nuovi Orizzonti. Abbiamo visto vite cambiare. Ditemi voi, chi di voi, se vedesse Emiliano per strada, chi di voi potrebbe immaginare che ci sia tutto questo dietro? Chi è che ti ha salvato? Come faccio a pensare che da quell'abisso tu sei adesso splendente così? Beh, diciamo che è stato un lungo, lungo periodo dove per tanti anni della mia vita non ci ho capito proprio niente. Davvero. E mamma, in tutto questo, il tuo papà, la tua mamma, famiglia? Mia mamma era la persona che non ha mai chiuso la porta di casa, mi ha sempre accolto, mi ha sempre aiutato e sostenuto. Mio papà era più quello che mi diceva, sei un cretino, devi andare in comunità, no? Devi andare in comunità. Era quello un po' più duro, diciamo, però. Ma è così, i genitori devono essere così, sai? C'è la carezza, esatto, il bastone e carota, guarda, siamo cresciuti tutti così. Forse, probabilmente qualche no in più, io non lo so, è facile dirlo quando non si hanno figli. Ma io con i miei nipoti sono anche abbastanza severa quando è necessario, francamente. Diciamo che in tutte queste vicende io ho visto tanti amici che non ci sono più adesso. Immagino. E io mi chiedevo semplicemente quando io sarò il prossimo, cioè sarò io il prossimo, quando toccherà a me. E questo, no? Non ti faceva avere abbastanza paura da smettere da solo? No, perché anche la paura era uno di quei sentimenti che si era spento insieme a tutti gli altri. Non c'era più niente, perché io sono arrivato a farmi anche del male fisicamente, no? Facendo un mix di tutte queste sostanze, non avendo più un controllo della mia vita, ho cominciato a ferirmi, a tagliarmi, a spegnermi le sigarette addosso, ho rotto le mani sui muri,
ripetutamente. Come arrivi a Nuovi Orizzonti? A Nuovi Orizzonti ci arrivo proprio in una di quelle notti dove non stavo bene per niente e guardando fuori dalla finestra vedo le persone passeggiare, era una bella giornata, non avevo dormito tutta la notte e stavo una schifezza. E guardando fuori dalla finestra vedo tutte le persone contente che magari andavano a bersi il caffè o semplicemente in passeggiata e mi chiedevo basta, cioè mi dicevo basta, cosa hanno loro? Cioè anch'io, cioè, perché io sto così. 26 avevo a questa età, quindi dai 14-15 anni che ho incominciato seriamente tutto fino ai 26 sono un po' di anni. Quindi quel giorno con l'assistente sociale del SERD, il servizio per le dipendenze, ho deciso di prendere contatti con una comunità. Inizialmente mi era stato proposto varie opzioni, no? Ci sarebbe questa, lista d'attesa più corta, qua, che là, però io non mi fidavo molto delle istituzioni, quindi allora sono andato al parco, dove c'erano personaggi che hanno un po' frequentato tutte le comunità, e ho iniziato a chiedere in giro dov'è che mi consigliate di andare, dov'è che si sta bene, dove mi posso rilassare, magari lavorare, così. E tutti mi hanno detto vai a Nuovi Orizzonti, vai a Nuovi Orizzonti. Allora sono tornato all'assistente sociale e gli ho detto lì voglio andare, andiamo a Nuovi Orizzonti. Ovviamente nessuno mi aveva detto che era una comunità religiosa. Cioè me l'avevano detto, però io pensavo... Dice, il rosario, le preghiere, i salmi, le lodi e tutti i resti segni della croce, tu immagini dove mi portano? Ed no, invece... non facevano parte della mia vita questo genere di cose. Io, mi avevano detto sì, è una comunità cristiana, io pensavo, vabbè dai, la messa la domenica la posso Quella si può fare! Quanto sei bello! Vabbè, diciamo che dopo un anno di tira e molla, perché io che non mi presentavo all'appuntamento, io che cambiavo idea, poi ci ripensavo, dopo un anno riesco a entrare, quindi vengo portato in comunità dove il primo approccio è stato tutti che venivano mi abbracciavano, anche ragazzi che conoscevo perché... Che già erano finiti lì. Sì, che la comunità essendo vicino a Trento... Era logico che metà dei ragazzi che erano già lì li conoscevo tutti. Emiliano, ti fermo a questo abbraccio. Abbraccio fatto da sconosciuti. Attenzione. E questo è un punto fondamentale. Che come tu hai ricevuto quell'abbraccio che ti ha fatto così splendente, tantissime persone non solo hanno già avuto bisogno, ma potrebbero aver bisogno in futuro di queste carezze. E noi possiamo fare qualcosa per Nuovi Orizzonti. È un periodo in cui fino al 10 di dicembre possiamo aiutare concretamente con un numero di telefono, il 45598, per fare questo che stiamo per vedere. Guardiamolo insieme. In un viaggio nel mondo della strada ho raccolto migliaia di lacrime, ho accolto il grido di ragazze costrette alla più infame delle schiavitù, di giovani ridotti a morti viventi nell'illusione di un paradiso artificiale, di bambini abbandonati nelle strade. Ma in questi anni, grazie all'amore, ho visto vite cambiare. Sostieni le attività di Nuovi Orizzonti chiamando o inviando un SMS al 45598. Aiutaci a riaccendere la speranza. E come facciamo a non farlo? Come facciamo a non farlo se le vite salvate, le vite cambiate e di speranza sono come quelle di Emiliano? Emiliano, tra l'altro ti ho chiesto una cosa, ti sei bucato l'orecchio che in altro ponte rimaneva più niente. Guardate là che si è combinato, non so se si possa vedere, forse chiedo troppo. E ti ho detto, ma ti sei tolto gli orecchini per noi, per far vedere che sei un bravo ragazzo oppure no? No. Tu hai detto chiuso, ho tolto. No, ho tolto. E questo è, lo dico alle mamme, alle nonne, alle sorelle disperate, non vi arrendete. Senti, da quell'abbraccio, quanto tempo sei stato in comunità? Tu sei andato anche a Medjugorje, sei stato per 6 mesi lì, eh? No, per un po'. Sì, 2 mesi a Medjugorje e poi ho fatto un anno qua a Cittadella Cielo, a Frosinone, insieme a Chiara e un sacco di altre persone splendide. Che cosa sono stati questi mesi e soprattutto chi sei oggi, Emiliano? Beh, chi sono oggi? Sono sicuramente un uomo, mi sento più un uomo di quando sono entrato in comunità, che... Guardare indietro ero più un ragazzino ancora, no? Per l'età è come se mi si fosse fermata a 16 anni, 17, gli atteggiamenti o così, facendo un certo stile di vita, la mia età si è fermata lì, quindi portavo i pantaloni molto larghi, le scarpe larghe, il cappellino. Ma l'età si era fermata lì, adesso posso definire che sto cercando di diventare un uomo, no? Che cosa hai capito? Tu Dio l'hai incontrato, tu eri uno che a stento forse se faceva un segno di croce, non so nemmeno. Non sapevo neanche da che parte si faceva. Bravo, ma bisogna dire le cose. Senti una cosa, sei riuscito a sentirla sta carezza di Dio, questa cosa estranea
di gente che non ti ha mai visto, ma che ti prende e ti accoglie come uno di loro. L'hai capita? Sì, che ho capito. Ho capita perché non mi sono mai sentito giudicato, non mi sono mai sentito puntare il dito o... Non lo so, pian pianino tutti questi abbracci e questi atteggiamenti di fratellanza, di amore, no? Mi hanno completamente sbloccato. Poi togliendo anche le varie terapie che prendevo, mi si è spalancato il mondo. Tu adesso non prendi più niente, no, vero? No, non prendo più niente. E soprattutto non te ne frega più niente dell'alcol, no, di quella zozzeria. Esatto, men che meno. Poi adesso c'è Francesca nella tua vita. C'è Francesca. Voi vi dovete sposare, dovete fare una famiglia bellissima. Capito? Puoi girare. Chiamaci! Viva la speranza che si può dare attraverso Nuovi Orizzonti. Guardate qui che cosa sono questi ragazzi. 4, 5, 5, 9, 8. Sei un capolavoro di uomo. Non mi deludere, mai. Va bene. Me lo prometti? Promesso. Buon Natale. Altrettanto. E grazie di averci fatto toccare. Bisogna solamente fidarsi di questo padre che ci abbiamo su, che ci ama indipendentemente da tutto e che ha fatto tutto, tutto per noi. Ce ne andiamo per un momento in questo paradiso e la creazione. Torniamo a parlare di un Dio che ci ama così tanto, di averci fatti perfetti, anche se non lo sappiamo. Andiamocene in pubblicità. Sei bellissimo.